Allora, oggi è il 21 febbraio 2007, siamo a Crema nella sede del Centro Galmozzi per intervistare il dottor Tommaso Caizzi, che è stata una figura importante della destra cremasca, consigliere comunale anche per 2 legislature. 10 anni, Già per 10 anni. circa 9 anni e 3 quarti. Allora, per parlare di ciò che oggi abbiamo come tema, partirò dal mio esodo da Zara, città di Zara, che è questa, una bellissima e piccola città veneziana e romana in tutti i suoi sassi e monumenti, eccetera. Però il 2 novembre è cominciato il primo bombardamento aereo del 44, del 43. Poi il 28 il secondo bombardamento, a tappeto, vedrete delle cose che sono spaventose sulla distruzione di Zara. Noi abbiamo fatto più di un mese a dormire e vivere in rifugio. Io, che ero un ragazzo di 17 anni, uscivo dal rifugio, prendevo una barca, andavo a prelevare dei pesci che erano stati, diciamo, spezzati in seguito ai bombardamenti. In mare galleggiavano questi pesci che io prendevo, e poi noi su nel parco, perché il rifugio era sotto un parco a Zara, preparavamo e davamo da mangiare. Il 6 di gennaio del 44 il prefetto della città, che era anche il nostro amico Seventino, poi ucciso dai partigiani titini, è venuto là a dire: la popolazione, andate via perché non c'è più né da mangiare né. E abbiamo preso la valigia che avevamo con noi, superando le macerie, ci siamo portati nel porto, siamo imbarcati su un piroscafo in Sansego da trasporto e siamo arrivati a Trieste. A Trieste siamo stati fino alla metà di febbraio, e poi siamo venuti a Cremona, dove avevamo un cugino medico che ci ha chiamati e ci ha aiutati a sistemarci. In quel periodo noi siamo stati accolti come italiani in difficoltà, perché noi dalmati non è che eravamo fascisti o super o sotto, eravamo italiani e basta. E in Italia avevate e c'era il fascismo, noi in quei territori di confine accettavamo tutto quello che ci dava l'Italia. Quindi siamo scappati perché eravamo italiani e volevamo rimanere italiani. Se noi avessimo cambiato, Tito ci accoglieva bene, ma siccome volevamo essere italiani, ci sono stati veramente dei massacri.